Così Melania adesso ha trovato giustizia. Il marito, Salvatore Parolisi, è stato condannato all'ergastolo proprio per l'omicidio di Melania. Conosciamo tutti questa triste vicenda di circa un anno e mezzo fa, che ha visto Salvatore Parolisi mentire ai magistrati per quanto riguarda tutta la vicenda. Sappiamo che la moglie è stata ritrovata dopo circa un giorno dalla sua denuncia, è stata trovata con il corpo massacrato, ci sono varie prove a carico di Salvatore Parolisi. La prima è che nessuno l'ha mai visto giocare in quel parco che lui ha sempre detto di essersi recato insieme alla moglie e alla figlia, e poi Marina è scomparsa. Secondo, c'è quella traccia di DNA di cui tutte le perizie sembra che non abbiano mai dato un riscontro certo al 100%, ma diciamo che è come se lui avesse baciato la moglie qualche minuto prima della sua morte. Salvatore è stato quindi condannato all'ergastolo, adesso è anche in isolamento diurno, è stato condannato a un risarcimento di circa 1 milione di euro, e chiaramente questa è una sentenza di primo grado, sicuramente si arriverà alla Cassazione. La famiglia di Melania non è estremamente contenta, perché comunque sì, ritiene che è stata fatta giustizia nei confronti di Melania, ma sapere che è stato proprio il marito l'omicida è una cosa terribile. Nessuno vince in questa storia, e se c'è qualcuno che perde profondamente, è proprio il frutto del loro amore, la loro figlia, di cui ricordiamo che a Parolisi è stata tolta anche la patria podestà. È stato fischiato all'uscita del tribunale su un'auto dove si ritiene che lo contenesse, che lo portasse, mentre lo stava portando via, e la dichiarazione dei legali di Parolisi è stata molto concisa. Ha soltanto detto che le sentenze non si discutono, si impugnano. Questo appunto lascia prevedere che ci sarà sicuramente un appello a questa sentenza, e tutti noi comunque rimaniamo stupefatti di questa cosa, perché Salvatore, che non so se ricordate, è stato anche intervistato da Rete 4, era sembrato addolorato. Però poi molti atteggiamenti lo hanno contraddetto, poi è uscita fuori l'amante e via discorrendo. Io spero soltanto che Melania possa riposare in pace e che possa soprattutto trovare pace le due famiglie, sia la famiglia di Salvatore che la famiglia di Melania. È stata una brutta storia che si è conclusa probabilmente nel peggiore dei modi.